Buona serata, appuntamento con l'aperitivo su TSN venerdì sera e domani è sabato, va bene, questo lo sappiamo, ma soprattutto domani gioca l'Italia contro l'Austria. Andiamo in giro a chiedere per la città di Sondrio se qualcuno si è accorto che stiamo giocando gli europei di calcio. Io la maglietta azzurra ce l'ho, ragazzi, anche lui tifa Italia, sicuramente vinciamo contro l'Austria. T'abbiamo bloccato, di dove sei? Sono qua, di Sondrio. Sapete che qua a Sondrio? Sì, sì. Domani gioca l'Italia, lo sai, sì? Sì, sì. Allora, contro chi giochiamo? Austria. Sei informato? Il calcio a te piace? Ma lo seguo un po' ogni tanto, sì. Segui solo la nazionale o...? Ma no, guardo anche i club, la Champions e un po' i trofei importanti. La Champions dove gli italiani non vincono mai? No. È la Juve 3 volte che arriva in finale, ma non riesce a vincere. Quindi tu sei juventino? Sì. Perché su tutte le squadre che hanno fatto la Champions mi hai nominato solo la Juve. Ultimamente è un po' quella che è andata meglio, diciamo. L'anno prossimo ci proverà poi l'Inter, che è una squadra forte, però vediamo. Uno juventino che dice che la squadra dell'Inter è forte? Bisogna ammetterlo. Davanti specie fanno paura, Lukaku... È un armadio che corre. Sì, fortissimo. In effetti, è un po' un armadio che corre, Lukaku. Sì. Italia-Austria, secondo te il risultato, visto che ne sai di calcio? Ma penso che dovremmo vincere. Facilmente no, però neanche troppi problemi. Un 2-0 ci sta? Sì, 2-0 sì, ci sta. Perfetto. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Posso disturbarvi? Posso invece a farvi una domanda? Parliamo di Italia, niente di impegnativo. Volevo chiederti, sapete che domani gioca l'Italia, con chi gioca? No. Non ve ne può fregare di meno il calcio? Esattamente. Che bello! Sapete che siete uniche sotto questa... Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo. Ma nemmeno un giocatore, sai, di solito sono bellini, piacciono alle donne. No. Nemmeno il nome un giocatore. Uno sport che ti piace? Nessuno. A te. Allora, riparto. Nella vita cosa fai per divertirti? Non dirmi non mi diverto, perché non è bello. So che stavi guardandomi e pensavi a quello, pur di mandarmi via. Non lo so. Non lo sai, cosa fai per divertirti? Io non ho un hobby. Allora, faccio così, posso passare... Allora, cosa fa lei per divertirsi? Vi conoscete? Sì, sì, siete sì. Sulla panchina insieme. Allora, faccio la domanda inversa, così lei ti conosce e magari scopri qualcosa di te. Lei cosa fa per divertirsi? Esce con gli amici, ecco, non è molto sportiva, quindi lo sport no, non lo usa per divertirsi. Siamo in due, cioè non sei sola, cioè io sposo la tua filosofia di vita. Quindi esce con gli amici oppure sta a casa, si guarda un film, così. Quindi, vedi, film, amici, ne hai di cose che ti piacciono? Sì, due. Due, ma bastano, se sono due cose messe bene bastano, anche tu niente calcio? No, io un pochettino, però non così tanto. L'Italia almeno sai che ha passato e giochiamo sì, domani gli ottavi, sera. Ottavi, sì, però non siamo mi ricordo con che squadra. Ah, sì, siamo agli ottavi, però non mi ricordo con che squadra gioca. Contro l'Austria. Ci ho messo un quarto d'ora anch'io. Ok, però. Perfetto. Quindi sono messo bene anch'io, no? Dai. Giochiamo contro l'Austria. Ah, ok. Vi faccio la domanda inversa. Oggi è giornata nazionale delle coccole. Non sapevi neanche questo. Questo lo sapevo, non lo sa nessuno, lo so solo io. Ah, quindi okay. Darai le coccole a qualcuno? Che domandone, A lei? E adesso ho paura, tu chi le fai le coccole? A mio cane. Ma quindi non gliele restituisci? No. Sai che tu hai due hobby, amici e... Guardare i film. E guardare i film. Sì. Amici ne hai appena persa una? No, non mi lascerebbe mai come amica. Neanche niente, va bene? Va bene. Guarda, abbiamo chiuso. Come abbiamo chiuso? Ho rovinato un'amicizia praticamente. Grazie. Se vuoi ti dico il mio nome falso, così almeno mi denunci direttamente. No, mi serve quello vero. Mi chiamo. Ci pensiamo. Ci pensate? Va bene. Intanto io vi lascio. Buona giornata. Dimmi che non l'abbandoni, se no mi denunci. No, va bene, non l'abbandono. Perfetto, grazie ragazze. Grazie, buon weekend. Anche lei. Sapete che si toglie la mascherina poi? Lunedì. Sì. Davvero? Sì. Oh, non lo sapevo nemmeno questo. Da lunedì si può okay, andare in giro tranquilli, all'aperto, senza mascherina. Bene. Buon weekend. Anche a lei, grazie. Ciao. Allora, gioca l'Italia domani sera. Italia e? Austria. Vedi che sono informati? Italia-Austria, chi vince? Italia. Quanto? 1-0. 1-0, così, tranquillo, un solo gol, via. Dici anche chi lo segna? No. No, basta che segni qualcuno all'Italia. Sì.
Mi dici perché avete tutte la maglietta del WWF rossa? Perché è il compleanno, è il suo compleanno. E sua mamma, ma ha portato tre magliette uguali. Ah, ecco che bello! Quindi posso sapere quanti anni compi? Posso... Sì, sì. Quanti anni compi? 9. E ti chiami? Nicola. Allora, Nicola, 9 anni, tutti vestiti come te, fantastico! Con la maglia del WWF che è importante. Perché protegge gli animali come me in via d'estinzione, no. Sto scherzando. Come loro si sono già estinti, però. Allora, l'Italia, secondo te, come va? Bene. Vince? Sì. D'accordo. Quindi, buon compleanno. Grazie. 9 anni. Mi raccomando, festeggia bene. Tutto il giorno per festeggiare. Sì. È timido, eh? Ragazzo timido. Va bene, auguri ragazzi. Mi raccomando, fatemi una bella festa. Sì. Tu non hai detto, tu non sei convinto. Tu non gliela fai una bella festa? Cioè non festa. Sei poco convinto, però sembri anche il più. Dai capelli che hai, sembri che quello un po' più discolo. Un po' no? Sei timido anche tu? No, no, normalmente no. Va bene, buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, di dove sei innanzitutto? Brasile. Oh, che bello! Allora la domanda. Voi state giocando. Noi gli europei, voi state giocando invece il vostro torneo col Brasile, giusto? Non lo so. Ai, non sei informato? Sì, lo state giocando. Sai che sta giocando l'Italia in Europa? Sì, ma siamo... Brasile gioca con l'Italia oggi, no? No, no, siamo negli europei noi. Non, uh-huh. Non sono i mondiali, giochiamo con la... il Brasile, okay. Con gli europei e basta. L'Eurocoppa. E allora ti dico che giochiamo gli ottavi di finale contro l'Austria. Secondo te chi vince? Italia, sicuramente. Dai! Sicuramente. Sei sicuro di essere brasiliano? Sì. No, ma mia mamma è italiana, no? Quindi sono metà. Ah, eccola lì, allora. Allora. Italiana di dove tua mamma? È di Frosinone, nel sud, la Ciucciaria. Cioè, adesso la domanda dopo è: cosa ci fai a Sondrio? Scusi, un brasiliano originario della Ciucciaria con la mamma al 50%, sei a Sondrio per? Sì, no, noi viviamo a Teglio. Ah, abbiamo comprato una casa a Teglio e io lavoro a Zurigo. Faccio il pendolario ogni fine settimana. Le cose semplici a te non piacciono molto, no. Mi sembra. Cioè, allora, cioè, aspetta, Ciociaria, Frosinone, brasiliano, Teglio, Zurigo. Zurigo, sì. Tu sei un abitante dell'Europa praticamente, del mondo. E in questa settimana sono in ferie. Meno male. Cioè... Meno male, sì. Va bene, allora grazie, buona giornata. Grazie, ciao ciao. Ciao.